Benvenuti nel Museo di Santa Croce d'Invertide. Il museo è ospitato nell'ex chiesa di Santa Croce nel 1998 è diventato museo. Oggi vi racconterò l'opera principale del museo, che è la Deposizione dalla Croce di Luca Signorelli. La Deposizione è un'opera su tavola ed è particolare poiché è una delle pochissime opere di Luca Signorelli che è rimasta nel luogo originario in cui il pittore l'ha realizzato. Come cornice abbiamo una bellissima pala d'altare di 100 anni posteriore che la incornicia. La deposizione rappresenta la scena principale, appunto la deposizione dalla croce con il Cristo, San Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, ai piedi della croce Maria, la mamma di Gesù svenuta, le tre pie, alla sinistra San Giovanni Evangelista. Alla destra, scusate, San Giovanni Evangelista, e alla sinistra l'allegoria della Chiesa. Sullo sfondo altre due scene, alla sinistra la crocifissione sul Monte Golgota, alla destra il compianto del Cristo verso il sepolcro. La pala d'altare è arricchita da tre predelle che si trovano in basso, dove è rappresentata alcune scene del ritrovamento della vera croce di Cristo da una leggenda molto antica, una leggenda medievale di Jacopo da Voragine. Sono dei momenti salienti appunto del ritrovamento della vera croce. Infine, ancora più sotto, c'è la data 1516 e la firma del pittore Luca Signorelli è in cima ai cartigli laterali. In alto, dove c'è scritto appunto Luca Signorelli, De Cortona Principat.